Allora, mister, seconda amichevole, vittoria contro il Belluno, come hai visto i tuoi ragazzi? Ma ti dico, abbiamo fatto, era la seconda uscita per noi, hai detto bene, e abbiamo 6-7 allenamenti sulle gambe e ho visto delle buone cose, come ho visto delle cose meno buone. Chiaro che oggi mi aspettavo un passettino in più sotto il livello di abnegazione, di spirito di sacrificio nel lavorare tutti assieme. E questo l'avevo chiesto ai ragazzi prima della partita, perché diventa anche difficile dopo poco tempo così e con tanti giocatori nuovi, tante situazioni nuove, chiedere qualcosa di diverso e qualcosa di più importante. E penso che quello che ho chiesto, che non era una cosa che era fuori dall'aspetto tecnico, tattico e fisico, e si sia vista, l'hanno fatta bene, quindi su questo sono contento. Chiaro che ci sono tante situazioni da migliorare, tante cose le abbiamo fatte bene, e però sei soddisfatto comunque? Discretamente contento della partita. Ok, hai una menzione per qualche giocatore che ti ha colpito di più dei tuoi? Beh, guarda, una menzione particolare no, e ti dico, mi è piaciuto molto bene rispetto il discorso della fase difensiva, nel senso che non è solo il reparto difensivo, siamo 11 giocatori, quindi la nostra fase difensiva parte a 80-90 metri alla porta con l'attaccante, e quindi quello lì, chiaro che è un aspetto ancora migliorabile ancora di più, però giocavamo con una squadra di una categoria in più e se si è visto abbiamo fatto discretamente bene. Nell'aspetto difensivo mi è piaciuto, chiaro che c'è da migliorare, da lavorare ancora molto, abbiamo ampi margini di miglioramento. Sul gioco ti è piaciuta la squadra a livello di impostazione? Beh, sul gioco possiamo fare molto meglio, abbiamo anche delle qualità importanti tecniche sia in mezzo al campo sia nel reparto avanzato. Quindi mi aspetto qualcosina di più, qualcosina di diverso sicuramente dall'aspetto dalla parte offensiva, però rispetto su meccanismi, situazioni che noi ci lavoriamo assieme da 7-8 giorni, quindi un passettino alla volta arriviamo a far tutto.